parliamo di cose concrete a portata di mano e a portata di contatto. Per farlo abbiamo un esperto, un'esperta, la professoressa Caterina Catricalà, grande specialista, direttore della dermatologia oncologica all'Istituto Dermatologico San Gallicano, IRCCS, che voi, come voi sapete è un acronimo che sta per Istituto di Ricerca, eccetera, eccetera, a Roma. Come vanno le cose in quell'istituto? So che c'è stato un momento di difficoltà. Diciamo che come tutta la sanità in questo momento in Italia siamo in attesa, ma siamo anche fiduciosi che i cittadini e la salute dei cittadini venga messa al centro di tutti i nuovi, qualunque sia, programma politico. Guardi, professoressa, che questo a parole o scritte o pronunciate ce l'hanno tutti nei programmi, la centralità del problema della salute, ma comunque non è di questo. Un popolo sano ragiona meglio. Sì. Posso dire che anche c'è una reciprocità in questa bella sentenza, che un popolo che ragiona bene è anche sano. Sano, esatto. Ed è per questo che noi cerchiamo di essere qui puntuali tutti i giorni. Allora, parliamo dei nei. Sì. Non v'è chi non ne abbia. Praticamente, posso dire così? Sì. Non c'è essere umano esente da nei? Mediamente ciascuno di noi ha tra i 10 e i 30 nei, anche se non tutte le macchie che abbiamo sulla pelle sono nei. Quindi bisogna saper distinguere. Perché alcuni ne hanno più di altri? E i motivi sono di vario tipo. Ci sono dei motivi sicuramente costituzionali. Lo stiamo vedendo alle sue, sì, al suo fianco. È un neo molto un normale, neo comune. Sì, molto comune, molto frequente. E ci sono delle persone, dicevo, che ne hanno più di altri perché costituzionalmente nella loro famiglia sono presenti più nei. Poi vi sono delle persone che per motivi comportamentali e ambientali possono sviluppare nell'arco della vita più nei del normale. Attenzione, quello che voglio capire, cercare di capire, noi nasciamo con i nostri nei e ne acquisiamo di altri? Certo, i nei possono essere nella maggior parte dei casi acquisiti, in un 5% dei casi congeniti, cioè presenti già alla nascita. Piccolissimi. A volte sono piccoli nei congeniti, sono divisi in tre categorie a dire la verità. Nei piccoli, quando non superano il centimetro, medi, quando raggiungono circa i 2 centimetri. Ma un neonato ce l'avrà in proporzione più piccola. Ci sono dei nei congeniti grandi che superano anche un terzo della superficie corporea, sono i cosiddetti nei giganti. L'unico caso in cui tra l'altro è molto importante vigilare sin dall'infanzia, perché sono questi nei che possono dare origine, se presenti alla nascita, al melanoma, ma molto grandi. Ah, ecco, non dobbiamo allarmare. Assolutamente no, la maggior parte dei bambini nascono senza nei, i nei si acquisiscono e prima dei 15 anni non vi è alcun rischio di melanoma. Al tatto come li possiamo percepire? Come prominenti, come verrucosi, oppure lisci e difficilmente individuabili dallo spessore della pelle? Possono essere macchie assolutamente impalpabili, molto piccole, possono anche essere delle piccole rilevatezze che uno appunto può sentire palpandosi, possono essere anche verrucosi, quindi abbastanza evidenti, sì, esteticamente non molto carini, ma diciamo che quelli che esteticamente appaiono più brutti nei moriformi, nei rilevati, quasi sempre sono più tranquilli di quelli piatti, scuri, molto irregolari. Quindi il neo tondeggiante buffo nel suo giganteggiare su un sorriso o su una tempia, esatto, non deve allarmarci. No. Non curioso, o perlomeno non quanto un neo o che una invece piccola può sembrare, che compare, cresce piatto e cambiando. Vediamo, io avevo una grafica prevista, credo che l'abbiamo già vista a mia insaputa perché non l'ho vista alle mie spalle, perché che riguarda il neo comune, quella che abbiamo intravisto prima. Sì. C'è una telefonata, io volevo domandarle il rapporto tra nei e sole, ma sentiamo, per tante volte dovesse essere proprio la telefonata a proporlo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Lara, chiamo da Viterbo. C'è sole oggi, eh? Per fortuna. Beh, diciamo. Allora, io sono una patita dell'abbronzatura anche d'inverno e faccio in media una volta al mese un lettino abbronzante. Può essere un rischio per i nei, perché ho alcuni nei sulla schiena?
Come fa il lettino? Nel senso che ci si stende sopra? Sì. Per... E sì. Perché è abbronzato? È artificiale. È una specie di sarcofago. Complimenti, ti metti di buon umore. Bravo. E quindi è illuminata da un sole artificiale. Esistono queste attrezzature abbronzanti, per rispondere alla signora, che sono molto diffuse purtroppo, dico io. Negli Stati Uniti sono considerati come livello di rischio alla parità del fumo. Quindi come il fumo sta al tumore del polmone, così i lettini abbronzanti negli Stati Uniti sono pericolosi per la pelle. In Italia, grazie perché ad perché non li proibiscono, scusi? In Italia c'è stato un decreto, come non si proibiscono tante altre cose dannose, in Italia c'è stato un decreto che ha messo alcuni punti fermi. Intanto sono vietati ai minori di 18 anni, sono sconsigliati alle donne in gravidanza, sono assolutamente sconsigliati alle persone che assumono alcuni tipi di farmaci, come per esempio banali antinfiammatori o antidepressivi, sono sconsigliati, ma direi dovrebbero essere in questo caso vietati alle persone che hanno rischi di melanoma, quindi un fototipo chiaro, molti nei, un caso di melanoma in famiglia o che hanno già avuto un tumore della pelle. Ed è documentato che un'esposizione prolungata a queste attrezzature abbronzanti artificiali aumentano nell'arco della vita la possibilità di avere un tumore cutaneo, sia esso carcinoma o melanoma. Quindi alla signora, per rispondere alla signora, è che non è il caso di farli, non è il caso di farli con questa regolarità, e che comunque se proprio non danno un danno di tipo diciamo alla salute, danno sicuramente un danno estetico, perché producono un invecchiamento precocissimo della pelle, per cui la signora si troverà piena di macchie, rughe e solchi molto prima dell'età in cui l'invecchiamento cronologico normale potrebbe determinargliele. Perché diventare brutte prima? O diversamente giovani prima? Diversamente giovani è peggio del lettino abbronzante, non lo dico, fa malissimo. Ma perché sul pacchetto di sigarette, di sigari o di trinciato forte per la pipa mettono il fumo uccide e tutta un'altra serie di allarmi scrivono, e invece non li mettono anche sui lettini abbronzanti? A questo punto i fumatori avrebbero diritto di essere, di sentirsi esiste uguali. Esiste questa tanoressia comunque. Come si chiama? Tanoressia. Che è una forma, diciamo, di dismorfismo come l'anoressia, cioè l'anoressico si vede sempre troppo grasso, il tanoressico si vede sempre troppo poco abbronzato, quindi non fa altro che abbronzarsi. Io mi è vedo una poco abbronzato e mi piace così. Io le voglio dire che, se conta il parere personale di un cittadino, io rimpiango i tempi in cui mia nonna si metteva la farina di riso sul décolleté per evitare anche un rischio indiretto di essere lambita dal sole. Sarà mia nonna. Pronto, nonna? No, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Dica pure. Senta, io vorrei chiedere alla dottoressa, sì. Ho una figlia di 17 anni e da quando aveva circa 5-6 anni ha un neo in testa che è aumentato di misura, è di circa 2 centimetri, diciamo un centimetro e mezzo di diametro, è diciamo a rilievo ed è molto squamoso, proprio si sfoglia. Volevo sapere se mi consiglia di farla vedere periodicamente oppure, come mi dissero una volta, i nevi in testa non sono così pericolosi e quindi io non l'ho fatta controllare. Ecco. Allora signora, i nevi possono insorgere in tutte le parti del corpo e non esistono parti non pericolose. Quindi è l'età giusta per cominciare a farla controllare, e qualora dovesse crescere in maniera abbastanza rapida, anche solo per un fatto estetico, è bene asportarlo, perché ovviamente sul cuoio capelluto la cicatrice poi rimarrebbe comunque senza capelli, quindi più grande il neo, più grande la cicatrice. Nella rubrichetta vero o falso, che noi snoccioleremo alla fine della trasmissione, io le farò questa domanda e la faccio anche agli amici ascoltatori. È vero o è falso che il trauma ripetuto su un neo può trasformarlo da neo semplice in neo maligno? Riflettete tutti e dateci la risposta
alla fine, perché quando penso al cuoio capelluto e al pettine o alla spazzola che tutti i giorni lo percuotono, beh, lo rastrellano, e allora mi viene in mente di fare, di porre questa domanda. Ma prima ce n'è un'altra più importante. Tutti i cittadini, ognuno di noi, tutta l'umanità dovrebbe far vedere i propri nei a un certo punto nella vita? Sì. Non risponda subito, per favore, anche qui c'è una piccola accortezza che voglio predicare, perché voglio che lei risponda in presenza del nostro graditissimo ospite, che pensavo si occupasse soltanto di nei in senso metaforico, i nei della vita politica, i nei della vita pubblica, e invece no, è un giornalista bravissimo, editorialista del Corriere della Sera e uno dei più acuti osservatori della politica italiana, è Antonio Polito. Come stai? E come sto? Sono arrossito, ma per via, non per via dei lodi, ma per le lodi. Conosci la professoressa? Buongiorno. Tu sei conteso da tutte le trasmissioni. Addirittura. Lo so, però hai voluto giustamente per me. Vengo solo qua perché io sono un ipocondriaco, quindi insomma mi piace. Ti piace? Seguo, sono interessato. Allora, intanto io dico subito che ha scritto un libro che io avidamente ho cominciato già a leggere, perché è scritto come si conviene, con una penna leggera e bellissima, ed è in fondo a destra, i 100 anni di fallimenti politici, l'ha pubblicato Rizzoli, ecco qua, vedete l'immagine. Curioso che il titolo in fondo a destra, nella grafica, ricordi un periodo in cui si praticava, come dire, il trionfalismo retorico anche nei caratteri tipografici, è il periodo del fascismo, tutto il resto, ma anche il resto dei caratteri. Si praticava anche le colonie estive, cioè diciamo l'organizzazione del sole, delle abbronzature, perché collettive. Perché si credeva che il sole che tenesse sanico. Effetti il sole fa effetti positivissimi sui ragazzi soprattutto, no? Sulla crescita. È soltanto alcuni raggi del sole che fanno male alla pelle, giusto? Conferma, professoressa? Sì, diciamo che è importantissimo il sole per la vita del certo. pianeta e quindi anche per l'essere umano. Ed è anche importante che nell'età, diciamo, adolescenziale e infantile però non ci si scotti. Certo, quindi tra prendere il sole in maniera corretta per avere i benefici del sole, tra i quali rientra appunto il fatto che attraverso i raggi ultravioletti si riesce a fissare la vitamina, con la vitamina D, il calcio, e quindi dopo la guerra c'era molto rischio di rachitismo per certo. non solo mancanza di sole ma mancanza proprio di cibo, vitamina, certo. quindi in quella fascia d'età che oggi è, come dicevo prima, comincia a essere diversamente giovane, i bambini venivano portati al sole senza alcuna precauzione, lasciati lì a cuocere, e quindi nell'età adulta abbiamo potuto verificare che c'è stato un aumento notevole dei tumori della pelle. Il sole va bene alla trattativa politica, è un po' rachitica. Diciamo che la politica italiana è piena di nevi, cioè superiori di dimensioni consistenti, addirittura giganti. Speriamo che non sviluppi qualche melanoma, perché c'è anche questo rischio, insomma, che tutto... Sono appena finite le conversazioni in streaming. Sì, le ho perse perché sono venuto qua. Mi però, dispiace, però mi pare di capire che non hanno prodotto nulla. Lui gli ha offerto, quelli hanno rifiutato, quindi siamo punti a capo, credo. Bisogna fare una visita generale. A proposito delle visite generali, dicevo prima, ogni quanto bisogna far guardare i nostri nei dal medico, dal dermatologo? Allora, una volta l'anno, dopo i 18 anni, direi che è una norma. Questo può far sì che il paziente intanto sia educato dal dermatologo ad osservarsi e quindi a capire se compaiono nuove macchie e se quelle che ha si modificano. E poi il dermatologo a sua volta invece deve essere in grado di fare un attento esame, una distinzione tra ciò che è normale e ciò che non lo è. E a questo proposito volevo lanciare un messaggio sia ai cittadini che si rivolgono al dermatologo, ma anche ai dermatologi. Oggi come oggi non è possibile pensare ad un cardiologo che visita senza uno stetoscopio. Così oggi non è possibile non pensare ad un dermatologo che visiti senza questo piccolo apparecchio che ci permette di vedere... Che pensare a un dermatologo che non ce l'abbia, è impossibile. Esatto, che ci permette di vedere con una risoluzione microscopica qualunque alterazione il neo abbia, sia
al di sopra della superficie cutanea, sia con la luce polarizzata, una luce particolare, al di sotto. Tu conoscevi l'esistenza di questo sistema? Direi di sì, ogni sei mesi mi guardano con quello, mi fotografano tutti i nei, li verificano per me... passato, proprio perché cercano questo variazioni. Questo come altri 100 modelli, non è cioè... esistente. Ah, quindi tu lo conoscevi perché ogni sei mesi fai una mappatura. Sì, io vado alla clinica universitaria dell'Aquila con la professoressa Peris, faccio un controllo regolare perché sono pieno di nei. E per fortuna, perché una volta uno dei nei che avevo in realtà poi si è rivelato essere un melanoma, è stato asportato, era molto superficiale, perché il punto cruciale, posso dirlo, certo, è la diagnosi precoce, perché se tu lo prendi quando è molto sottile c'è molto meno rischio che abbia, mi lasci parlare così, sgocciolato delle cellule tumorali nel corpo. Quindi deve essere preso, ecco perché sei mesi, perché in sei mesi non può diventare abbastanza grande da essere pericoloso. Quindi è cruciale, assolutamente cruciale, soprattutto per chi ha molti nei come per me lo è, è veramente importante. Dunque il nostro ospite conferma quello che non è solo buonsenso a suggerire, ma è la pratica. È la pratica medica? Assolutamente sì, perché poi i soggetti vanno divisi ovviamente tra soggetti a rischio, come per altri tumori, e soggetti che hanno un minor rischio. Chi ha molti nei è sicuramente un soggetto più a rischio di chi ne ha pochi. Chi ha molti nei strani, atipici, con i bordi irregolari... Qual è il neo atipico? Ha i bordi irregolari, il colore variegato... È asimmetrico, metà del neo non è uguale all'altra, ma la cosa più importante è che c'è una evoluzione nel tempo. Come documentarla? Ricordandoci noi o sperando che il dermatologo si ricordi tra i 200 nei che vede ogni giorno che proprio quel neo si è modificato? No, ma attraverso l'utilizzo di un apparecchio simile a questo, collegato a una videocamera digitale che può registrare l'immagine e nel tempo confrontarle. Certo. Quale fu l'allarme che ti spinse ad andare? Ma guarda, io sono pieno di nei fin da una certa età, non fin da bambino, perché questi nei sono frutto di appunto di lesioni provocate dal sole. Io sono nato a Castellammare di Stabia, sul mare, quindi stavo dalla mattina alla sera al sole, va bene. E quindi mi sono sempre detto devo andarmela a far vedere. Poi è successa purtroppo una tragedia a un mio amico molto giovane, collegata a un melanoma, che poi dopo molti anni si è rifatto vivo sotto forma di un tumore mortale, e quindi a quel punto ho cominciato. E quindi una decina di anni fa, 11 anni fa, ho cominciato. E... Ah, quindi sei stato solamente previdente, non hai avuto alcun segnale d'allarme? No, perché leggevo, sentivo quello che si diceva. Com'è corretto fare? Certo. E quindi diciamo tutti questi nei mi sembravano anche strani, perché alcuni sono veramente, veramente strani, grossi, contorti, eccetera. E quindi ho cominciato, però per dire la verità, non è detto che chi abbia molti nei poi abbia il melanoma. Certo. Anzi, a me... alcuni sono stati tolti, ma si sono rivelati dei normali nevi. Certo. Però invece uno sì, quello uno è. La provvidenza ti ha guidato bene, anche la previdenza. C'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno. Come sta? Bene, credo, bene. Insomma, tutto... Sì, dall'aspetto mi sembra impeccabile, bellissimo. Ma meno male, se me lo dice lei ci credo. Ma con quei bei capelli biondi, con gli occhi ciceresti, è così, no? Dunque... Una curiosità, sono andata per caso, avevo una congiuntivite, quindi sono andata a pronto soccorso. Pure lei? Capita, mi fanno la visita e mi dicono, la dottoressa mi dice, ma lei lo sa di avere un neo nell'occhio? Un neo nell'occhio? Nessuno me l'aveva mai detto prima, e con aria, come dire, di minaccia mi ha detto... Se lo deve controllare come tutti gli altri nei, ma da chi me lo devo far controllare? Da un dermatologo o da un oculista? Ovviamente da un oculista, perché i nei dell'occhio sono solo molto raramente visibili sulla cornea, ma sono quasi sempre sull'uvea. E si possono vedere solo attraverso... Sull'uvea? Sì. Da cui lo vedete. Da cui lo vedete. Ah, finalmente ho capito. Non c'entra niente però con i nei. No, c'è. Possono vedere... il neino nell'occhio del... non guardiamo il capello e non vediamo la trave.
Invece con le apparecchiature dell'oculista si vede benissimo anche la possibilità di vedere il neo, di fotografarlo e quindi di seguirlo nel tempo. In pratica è uno dei tanti esami che dovremmo fare tutti. Perché i melanociti non sono solo sulla pelle, noi possiamo vedere il visibile. Cos'è un melanocita, scusi? È la cellula che produce la melanina, quella sostanza che ci consente di abbronzarci e che è particolarmente presente nei nei. Allora ha ragione l'amico Polito a dire attenzione a non esagerare con l'esposizione al sole, soprattutto se si è di carnagione chiara, con i capelli biondi, insomma di tipo nordico. È vero questo? Sì, però guardi, l'aumento del melanoma è in tutte le latitudini e in tutte le altitudini nella razza bianca. E nel bacino del Mediterraneo esistono anche i biondi, i rossi con gli occhi chiari, ma noi abbiamo una popolazione quasi sempre con un fototipo 3, cioè che si abbronza facilmente e si scotta con difficoltà. Io sono difficoltà. Fototipo 0, quindi... perché non mi abbronzo neanche... Divento non è necessario un biondi, biondi occhi chiari non, non è. Io per esempio sono bruno, ma però si può sono avere molto una pelle, molto chiara, sì, pur non avendo gli occhi chiari. Quindi qui non c'è prevenzione che non sia la prudenza di non la prudenza, il buon senso. Il buon senso. Qual è stata la terapia post-operatoria? Giusto per assicurare ma gli amici intanto... a casa. Operatorio è una parola eccessiva, è una roba che si fa sul momento, 5 minuti, in anestesia locale, ambulatoriamente, una sciocchezza, ecco, proprio sia chiaro. Ma allora succede questo, il protocollo dice, hanno tolto il nevo, hanno verificato che era un melanoma, anche se con qualche incertezza dal punto di vista citologico dell'esame, perché non è proprio sempre chiarissimo, no? Comunque, accertato che era un nevo, allora ti richiamano dopo un mese e mezzo, scavano un po' di più intorno al neo, un po' più profondo, un po' più intorno per togliere, diciamo così, e poi comincia quella che si chiama la stadiazione, cioè per 5 anni fai ogni 6 mesi, un anno a secondo dei momenti, un'ecografia alle parti molli dell'addome e alle sedi dei linfonodi, cioè ascelle, collo e inguine. E poi anche una radiografia al torace, dato che io ce l'avevo qui ad altezza dei polmoni, diciamo. Però questa roba dura 5 anni, dopo 5 anni, tra l'altro è prevista anche l'esenzione dal ticket per chi è malato, per chi ha questa cosa, perché è considerata una malattia cronica. Quindi informazione preziosa, il Sistema Sanitario Nazionale garantisce la gratuità del trattamento profilattico. Sì. Poi dopo 5 anni non sei considerato più a rischio, quindi puoi non fare, anche perché poi non bisogna eccedere, per esempio le radiografie non è che si possono fare così ad libitum, no? Certo. E poi dopo si spera che sei fuori. Amministrarle con prudenza le radiazioni. Sì, poi chiaramente in questo caso fortunatamente si trattava di una forma molto, molto superficiale. Sì. E il protocollo diagnostico e terapeutico ovviamente si adatta alla gravità del tumore. Che a me era, credo fossi 2 millimetri, insomma, una cosa molto tranquilla. Superficiale. Però se fosse stato più profondo, in effetti il protocollo è diverso. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Dottor Mirabella, buongiorno. Come sta? Abbastanza bene, parlo da Latina, mi chiamo Mario. Volevo fare una domanda alla dottoressa e saluto anche il dottor Polito, naturalmente. Ne ha facoltà. L'ereditarietà, e cioè... un neo, uno nasce con un neo nello stesso punto esatto, della stessa grandezza come l'aveva il padre. È possibile questo? Nei romanzi sì. Ma io ce l'ho. Nei romanzi succede sempre così. Ma nella vita non lo so. Lo stesso neo che aveva mio padre. Oh cielo, oh provvidenza, papà! E invece... Che adesso la paternità può essere confermata in maniera molto più sofisticata. Sì. L'ereditarietà dei nei non è assolutamente scientificamente dimostrata, però capita che appunto ci possano essere nella stessa famiglia delle persone che più o meno hanno dei nei nelle stesse sedi, ma ripeto, penso che sia molto casuale. Dalla fine della destra storica alla metà degli anni 70 dell'Ottocento, governo Minghetti, se non sbaglio, l'immissione di Minghetti. Sì, sì. Poi ci fu la sinistra storica, De Pretis. Ecco. Destra e sinistra sono convenzioni geografiche, topografiche, sin dall'età repubblicana della Francia. Ma oggi perché tu dici in fondo a destra in questo libro? Che cosa dici? 100 anni di fallimenti politici?
Ma io dico che... Il neo qual è? Il neo dell'Italia è che fino al 1994, cioè discesa in campo di Berlusconi, non c'è mai stata una destra organizzata, un partito di destra di governo. Il paese è stato sempre governato dal centro, con operazioni un po'... Noi abbiamo inventato il trasformismo, appunto, che è una parola, no? Proprio a quello. Dove si mettono insieme un po' di destra, un po' di sinistra. C'è addirittura chi dice che il fascismo altro non sarebbe che un'ennesima, come dire, metastasi del trasformismo italiano. Ma in ogni caso il movimento fascista nasce a sinistra, nasce da socialisti. Salvo diventare molto di destra. Sì, salvo diventare una cosa originale, non so neanche se si possa definire il regime fascista di destra, ma comunque questa discussione è molto complicata. E quindi, secondo me, che cosa è successo? Che l'Italia è un paese socialmente conservatore, perché siamo tutti proprietari di casa, abbiamo tutti la piccola azienda familiare e così via, a differenza di altri paesi del mondo, ma non abbiamo un partito conservatore, non avevamo fino alla nascita della destra berlusconiana. E l'altro neo è che quando c'è stato poi non ha avuto successo, perché l'esperienza di governo del centrodestra, elettoralmente grandi successi, esperienza di governo invece siamo di nuovo... Allora, novità nella cura del melanoma rapidamente? Sì, ci sono nelle fasi avanzate, quando ci sono già le metastasi, due nuovi farmaci cosiddetti intelligenti. Il primo, che è un anticorpo che aiuta l'organismo ospite a combattere l'intruso, cioè il melanoma. E il secondo invece, che è un farmaco che blocca una mutazione cellulare che ci può essere all'interno della cellula del melanoma e quindi ne evita l'evoluzione. Ottimismo quindi. Ottimismo, moderatamente ma ottimismo. Moderatamente ottimisti anche per la situazione dei nei politici. Ricordo Antonio Polito in fondo a destra. Io sarei meno ottimista su quello. Saresti meno ottimista. Almeno per il momento. Meglio l'ottimismo sulla terapia. Oh, era vero o falso che non bisogna tormentare un neo? Ma diciamo che non è una pratica utile tormentare un neo, però non c'è nessuna dimostrazione che i traumi trasformano i nei. Cosa diversa è quando il neo sanguina spontaneamente, correre immediatamente dal dermatologo. C'è addirittura una mail, mancano 10 secondi, è finito. Che volevano sapere? Beh sì, Linda vorrebbe sapere se e in che modo l'alimentazione può aiutare la prevenzione. Ma diciamo che l'alimentazione sana aiuta per tutto, anche per la pelle. Grazie, grazie a tutti.